sono in mezzo a voi. Con loro, allo stesso modo, nello stesso modo, in quello stesso modo, prese il calice. Le parlò di alleanza. Alzò il calice. Le parlò di sangue. È stato per noi versato. Benedire tutti. È stato per noi versato. Questo è il mio sangue. È stato per noi versato. Benedire tutti. Per il perdono dei peccati di tutti, i peccati. Perché la mia carne è il cibo, perché il mio sangue è la bevanda. E chi mangia la mia carne e chi beve il mio sangue rimane in me e io in lui. C'eri anche tu! Avevi visto quello che fecero in quel paese? Valle Corsa è un paese di confine. Ma questo non giustificava il massacro di tutta quella gente! Il brigantaggio era lotta armata all'autorità. C'erano persone indifese, bambini. Una bambina di 11 anni, Maria De Mattias, non poteva conoscere tutte queste cose. Erano anni.
quando i vostri volti si piegano e piangono. E quando le mani forti di mio padre mi coprivano gli occhi dello spavento, non agitate. Ero sicura, protetta, il mio corpo respirava, ma davanti... Davanti l'orrendo quadro della mutilazione, dello sterminio, della strage, il quadro del peccato, della sconfitta dell'uomo, dell'umanità ferita, sporcata di odio, di vendetta, sporcata di sangue. Allora le mani si stringono più forte, ancora più forte, e tutto intorno senti respiro della violenza popolare, cittadina, violenza. Ma che cosa siamo diventati? Perché ancora sangue? Mai più sangue. No, non agitatevi, non abbiate paura. Quando i vostri occhi si alzeranno e le mani cadranno, allora vedrete venire verso di voi un agnello. Un agnello bianco, immolato. Il suo cammino è il suo eterno. Il suo cammino è il passo solitario di ogni uomo, bagnato di rugiada, come gocce di sangue che scorrono pure sul sentiero dello smarrimento. Gocce che cambiano, che trasformano la paura in forza, l'oscurità in luce. Eccomi qui, davanti a questo scorrere del fiume e del tempo. Se insistete tanto con questa storia, è perché siete preoccupati. Vi sentite indifesi, chiusi nei vostri piccoli mondi di ragioni. Io voglio andare via di qui. Questo è un piccolo paese. Cosa credi che dobbiamo fare? Starcene fermi a fare come fai tu? Ci preoccupiamo per risolvere il problema. Come è giusto fare, non ti sembra? Mi sembra anche che dovremmo risolvere il problema di questo arrivo. Sai che oggi arriva qualcuno in casa? Sì, noi non sappiamo chi è, né da dove viene. Non sappiamo se è famoso oppure no. È per questo che oggi siamo riuniti in questa piazza. Per scoprire come risolvere il problema dell'accoglienza di questo straniero. Il fatto è che mi piacerebbe parlare con loro. E quante cose avrei da dirvi! Ma la strada è lunga, ma il cielo è ancora lì, immenso, sopra di noi. E adesso a te, mio caro, prossimo. Allora vieni con noi per risolvere questo problema o no? No, non credo. Lo immaginavo. Ma voi non riuscite a capire. È sempre stato così. E lascerete che tutto resti così. Mentre noi, che cosa dici di noi? Chiusi qui in questa valle di niente, silenziosi ad aspettare, nascosti, indifferenti, vuote, poi parole, e a te ti diranno parole, rosse come il sangue, nere come la notte, ma non è vero ragazza, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi ragazzo e credi solo quel che vedi dentro. Stringi i pugni ragazzo, non lasciargli la vita neanche un momento. Apri l'amore ragazzo, ma non nasconderti sotto il mantello. A volte c'è qualcuno che deve vedere. Sogna ragazzo, sogna, quando sale il vento per le vie del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. È una donna, Ella, una donna vestita di angelo, ma donna,
respira. Respira parole. Parole fatte di semplicità, forza. Parole ordinate, non confuse. Parole scappate dal cuore, eterne. Parole nate dal dono di una parola. Parole che non si saziano instancabili. E continuavi a parlare, tu. E parole di ore, e ore che sembrano istanti di infinito. E parole che si consumano, e che consumano parole. E parole che si incendiano, e che si donano fino a infuocarsi. E lasciarsi incendiare da parole e amore, dove l'incendio d'amore è bramare per il nostro ritorno, verso l'eterno, sconfinato paradiso. Ma con chi stai parlando? Vero? Te ne sei accorta anche tu? In effetti è qualche giorno che ho la sensazione di parlare con qualcuno. E con chi? Io non lo so, è come se sentissi delle voci. Amico mio, tu sei stressato. No, dici? A me sembra di essere andato ben oltre lo stress. Sai, è qualche giorno che io sento delle voci. Tutta questa situazione mi sta mettendo un po' di agitazione. Allora, avete risolto tu? Ecco, a proposito di chi vuole sempre sapere qualcosa, ci stiamo lavorando su tutto, ci stiamo lavorando. Ci stanno lavorando? Sì. E chi ci sta lavorando? Io. Lui. Ma chi lui? Lascialo stare, non vedi che il nostro uomo qui è decisamente affaticato? Sì. Beh, direi che è il suo lavoro essere affaticato. Quanto sembra, pare che debba arrivare oggi. Che cosa? È stato confermato? Non lo lasci stare. Adesso mi sembra che sia lei ad essere in ansia. Guardi che è solo per far chiarezza. Se è stato confermato, l'arrivo è previsto sì, per sì, oggi. Sì, è prima di sera. Sì, così, hai tu. Non, ci sarà qualcosa, non lo so. Onorate. Si sa chi è? Al momento ancora no, direi di no. Questa non è una risposta che io posso accettare. No. Voglio sapere chi è questa persona, da dove viene, se è uomo, se è donna, che età ha, e soprattutto se ce l'ha. Chiamiamola un'attività. Non lo so, non era specificato. E allora che cosa viene a fare? Qualcosa le avranno portato. Niente. Scusi, niente, non si è mai sentito. Io veramente, sì, a volte capita, magari. Capisce che così è un po' difficile, comunque io aspetto. È beata lei che può aspettare. Io non posso, devo lavorare. Non posso stare qui appresso a voi, a questo problema che non si sa ancora neanche cos'è. Come cos'è? È una persona quella che deve arrivare. Ma perché? Che cosa ci spinge lontano dall'altro? Che cosa ci spinge ad allontanarci dagli altri e a renderci persone pavide e cinici? Non sono forse questi pensieri che spesso facciamo davanti ai poveri, ai marginati, agli ultimi della società. Abbiamo tutti paura del cambiamento. Quanta indifferenza verso chi non conosciamo. Perché abbiamo paura di guardare negli occhi l'altro? Perché vogliamo chiudere le nostre porte? Ed ora, anche questa persona che deve arrivare, noi non la conosciamo. Chi è? Perché? Cosa vuole? Che cosa c'è? Ma non dovremmo avere un documento che regola l'accoglienza delle persone che vengono da fuori? Ecco, il fatto che io non l'ho perso. Come è possibile? Non lo so. E allora come facciamo? Ma noi non dovremmo avere un documento che regola l'accoglienza della gente che viene da fuori? E il fatto è che io non l'ho perso. Ma come è possibile? Non lo so. E allora come facciamo? L'unica cosa che possiamo fare è andarla a cercare. Andiamo. Thank you.
La società di oggi non dovrebbe essere uno spazio in cui gli uomini competono o cercano di prevalere l'uno sull'altro, ma piuttosto dovrebbe essere come una grande casa con la porta sempre aperta. Bisogna saper ascoltare, e ascoltare molto più che udire. Ascoltare non è mai facile. A volte è più comodo fingersi sordi. Ascoltare richiede vicinanza, capacità di condividere domande. Bisogna camminare insieme, avere desiderio di comprendere, rispettare, ascoltare. Che cosa ti sta accadendo, Maria? Sei così silenziosa. Sono giorni che non esci più di casa, ti vesti senza cura. Ma mi stai ascoltando, Maria? Ricordo quando ero molto giovane che c'era qualcosa che non andava. Era strano, era tutto così lontano, staccato. Silenzi pieni di grida. Ecco come mi sentivo davanti a quel quadro. Ero stata raggiunta come da una dolce saetta che mi spingeva verso gli altri. Ricordo la voce di colui che parlava alle persone e infiammava i loro cuori. La voce di colui che parlava nel deserto, che mi colpì così forte da pensare che parlasse solo con me. Quale mezzo può esservi più efficace del parlare per scuotere il mondo dal profondo sonno in cui si trova, per incoraggiare i tiepidi, animare i deboli, esaltare i giusti? Consolatevi dell'annuncio di pace che vi sono venuto a portare. Era lì, a non più di 50 passi, arrivato da poco nel mio paese. Non poteva essere da solo. Nessun uomo può avere una forza così potente senza essersi incontrato con lui, con la croce. Perché la sua infinita passione per noi che ci rende così potenti e ci rende pronti a donarci completamente a lui. A essere la vostra guida spirituale. Avevano richiesto una maestra da qui. Era quello che aspettavamo da tanto tempo. Devo andare, pronti a donarci completamente a lui. Le persone ti guardano,
ma non ti ascoltano, sono lontane. E io che cosa penso davvero? Che cosa provo? Noi non capiremo mai la diversità, i reali bisogni degli altri, voi costruite dei mondi perfetti, ma non esistono. Viviamo in delle schiavitù e siamo contenti e felici di farne parte. Dentro è tutto vuoto. Viviamo in una civiltà sempre più vuota. Io sento qualcosa di diverso. Tu non lo crederai, ma io lo sento. Ci sono delle regole che devi rispettare. Ma chi le ha scritte queste regole? Non puoi fare come ti pare. Che cosa vuoi da me? Io non ce l'ho con te, scusami, è solo che faccio un po' di fatica a comprenderti, Il fatto è che tu non puoi vedere la vera vita che scorre dentro di noi, È un po' come il nostro stesso sangue che ci rende parte della stessa umanità. Quindi mi stai dicendo che in fondo siamo tutti veramente uguali? Siamo tutti veramente uguali. Ogni uomo pare il sangue di Cristo. Ed è questo il suo modo d'amarci. Sai, restiamo soli. È quello che cerco di dirti. In un mondo che... Il problema è riuscire ad ascoltare. Ogni ora lentamente. Cerco uno sguardo. Pensavo che tu fossi l'oggetto.
Ma dai! Ma dai! Allora, lo vedete che qui, in questa piazza, ognuno fa come gli pare. Beh, io ero sicuro. Tu puoi essere sicuro di quello che vuoi. Il problema è che qui ognuno fa come vuole. E adesso lo straniero sta per arrivare. E cosa facciamo? Io pensavo di riscriverlo il documento. Ma dai! Sì! Riscrivere il documento! Sì, sì, sì. Ora! Proprio prima che arrivi lo straniero! Ma chi ha tempo? Io ce l'ho un po' di tempo! Io no! Ecco, io pensavo, potevo riscriverlo io! Tu! Sì, sì! Ma che cosa puoi riscrivere? Tanto per cominciare qualcosa sull'accoglienza e sul modo di andare incontro all'altro! Sì, sì, l'accoglienza, il modo di andare incontro all'altro! Ma moderazione, anche una moderazione! Se no qui ognuno fa come fare! Sì, certo, moderazione, ma prendiamo il fatto che lo straniero che sta per arrivare si sia una donna. Una donna? Sì. Ma che scherziamo, quale donna? No, dico, prendiamo il fatto che sia una donna. Una donna comincerebbe a parlare, a mettere bocca su tutto. Sì, moderazione, amico mio. Moderazione, ma mica è facile scrivere un documento sull'accoglienza, no? Ma se fosse una donna? Ah, ma potrebbe anche non esserlo. Ma se lo fosse? Ecco quello che si pensa della donna ancora oggi. Mi ricordo quando vi ho conosciuta. Eravate una donna accorta, allegra, fornita di una carità e di una dolcezza distinta. In voi una passione che incanta. Donna forte, operaia infaticabile dei nostri tempi. Caro prossimo, oggi tutte le donne siamo chiamate a quella responsabilità individuale di cui questa società ha bisogno. Siamo chiamate a costruire con la forza, con la presenza quotidiana, quel rinnovamento del cuore di cui questa umanità ha bisogno. Oggi tutte le donne dobbiamo avere il coraggio di lottare per questo. Allora io mi chiedo, come possiamo restarcene in disparte, silenziose, oziose di fronte a tutto questo, invece di fracassare le inferriate, le porte, i muri, uscire fuori e gridare correte ad amare colui che è morto in croce per noi. Thank you.
preghiera e il silenzio, conosceremo meglio la volontà della croce. Mi dicono che parlo sempre di croce, ma la mia mente non posso tenerla occupata su nient'altro. È per lui che vado mettendo in pratica la mia vita. E lui è stato il primo a prendersi l'amore del mio cuore. E non vedete che tutto questo amore va riparando tutto ciò che c'è di disordine in questo mondo? Ed è per questo che voglio far conoscere a tutti la forza del suo amore. Voi sapevate fin da subito che tutto non sarebbe stato poi così facile. Eccola, è lei la donna che va in giro cercando denari per la sua fondazione. La donna che non si unisce alle altre donne, ma prosegue dritta per la sua strada. Non vi lasciate prendere dalle cose amare. Non parla più. Lei che è la donna della parola, non risponde. Non date spazio alle afflizioni, alle amarezze, alle oppressioni di spirito, ma continuate per la vostra strada. È strano che proprio lei non risponda, eh? Si dice in giro che non dà da mangiare alle sue figlie e che hanno freddo su quel vostro monticello di acuto. È giusto. Testimonianze accertano anche che lei manda in giro le sue figlie per le montagne piene di briganti. La rivoluzione è una sola, la rivoluzione che contiamo dentro di noi. Lei è una donna che fa la predica. Mica vorrà sostituirsi ai preti. Se un angelo mi suggerisse l'opposto di voi, che siete la mia preziosa guida, io non ci crederei, perché so che Dio ha mandato solo voi perché conoscessi la sua santissima volontà. E so che la croce è un favore, è una distinzione importante. Che fa? Ah, se ne va. Se ne va perché non vuole sentir parlare, non vuole sentir raccontare la verità. Ma io la dico lo stesso. Io non posso restare seduto a guardare, far finta di niente, è una faccia innocente. Una donna che parla, che accoglie chiunque, che scende giù in piazza, che grida alla gente correndo su. Ma chi ha bisogno? E andare, mi sembra follia, e case su case, e donne che prendi, che cosa tu cerchi, i soldi o la fame, ma chi ha bisogno? E dormiamo sul cammino e lavoro, senza coscienza, senza rimorsi, e ti fermi con tutti, e chiedi di tutto, da cibo a vestiti, da soldi a coperte, ti voglio aiutare, e cambia sistema, ma chi ha bisogno, che fede hai, io andrei a mangiare qualcosa. Ecco, quello che si raccontava e che a volte si racconta quando non si sa, quando non si conoscono le cose. Ma bisogna saper perdonare, perché il perdono è la via migliore per mettere a tacere le voci che girano e girano. Eppure basterebbe così poco. Basterebbe fermarsi ad ascoltare e comprendere chiunque ha bisogno di conoscere. Ma si può sapere con chi stai parlando? Beh, è vero? Te ne sei accorta anche tu? In effetti hai qualche giorno che ho la sensazione di sentire voci, di vedere abiti che non conosco. Ma chi? Eh? Chi? Io non lo so. Ecco, è un po' difficile. Hai trovato il documento? No. E adesso come facciamo? Come facciamo? Io perché pensavo di riscriverlo il documento. Bravo, questa è una buona idea. Potremmo scrivere qualcosa. Sì, certo, ma non è facile scrivere un documento sulla cogliera. Hai ragione, è difficile scrivere un documento. Ma da dove potremmo mai cominciare? Ecco, io comincerei con lo scrivere una regola. Sul fatto di ascoltare e comprendere. Io volevo salutarvi. Domani parto.
Parti? Domani? Così presto? Sì, così presto. Io non posso più rimanere, devo andare perché devo trovare il coraggio di attraversare quel ponte. Devo andare verso gli altri. Aspetta, sei sicura di voler andare? Anche qui ci sono delle persone che puoi aiutare. Sì, sono tante. Io ho bisogno di attraversare quel ponte. Allora, spero che tutto sia pronto, che tutto sia preparato e che qualcuno abbia riscritto quello che c'era da scrivere. Sì. Allora possiamo fare la parte dei brani cittadini? Ecco, sì, tutto pronto, solo che c'è qualcuno che vuole andare via. Ma chi? La ragazza? Sì, lei? Sì. Vuole andare via? Sì, l'ha detto prima. E che se ne vada? Chi non ha voglia di fare? Che se ne vada? Io pensavo che... Adesso basta parlare. Non c'è più tempo. Non c'è più tempo! Qui sul ponte c'è scritto qualcosa. Del tipo che un padre ha inviato suo figlio per qualche cosa. E che lo stesso figlio ha accettato di andare e di rimanere fino alla fine, sempre per qualche cosa. Pare che questo qualche cosa abbia a che fare con un dono o con l'amore, non si legge bene. E c'è anche scritto che lo stesso figlio è stato poi più volte preso, colpito, condannato. Ma pare abbia anche parlato. Poche frasi, sicuro rivolte a noi, alla folla intorno, a ogni persona, del tipo che tutto sarà compiuto per la nostra salvezza e per quella di ogni essere umano su questa terra. E pare che poi sia stato anche preso per la nostra vita, per la nostra domani, per la nostra libertà. E pare che poi sia stato colpito più volte ancora, e inchiodato al suo sdegno e toccato sul costato, e iniziò ad uscire sangue, acqua, e che quel sangue e quell'acqua diventeranno nuova parola tra tutti gli uomini, come un fiume che raggiunge la montagna, e quel fiume sarà parola di salvezza connessa tra tutti gli uomini. Ecco, forse abbiamo trovato una soluzione al nostro problema, e cioè che siamo tutti figli dello stesso fiume. Avunque va, nel cadere, a barra, e lo indica. Lecca le, cane, e lei. E lei, le manca battani, a buchi fa, ne cadesce a terra, e lui non dice, lecca lecca, e lei, le manca battani. Thank you.
Oggi più che mai vedo che ogni persona vale il sangue di Cristo. Oggi quando le divisioni sembrano trionfare, quando la violenza, l'ingiustizia, l'indifferenza è così vicina alle nostre case, vorrei tanto poter gridare non più sangue, non più sangue. Gesù ha dato la vita per noi e questa è la prova che noi per lui siamo preziosi. Ma noi per cosa siamo disposti a dare la nostra vita? Il suo sguardo arriva dritto ai nostri occhi. È come se ci volesse passare il testimone. È come se ci dicesse, ora tocca a te, tocca a noi tutti. Ed è per questo che dobbiamo essere pronti ad andare. Io pensavo che quella ragazza che vuole andare via andrà a fare del bene agli altri. Sì, si occuperà di altre persone. E io pensavo proprio a quella ragazza. La ragazza che è andata via perché oggi non si parla d'altro qui in piazza. Beh, certo. Tutte le parole che cercavamo, tutti i pensieri che abbiamo fatto, tutta la vita che abbiamo vissuto oggi possono cambiare. È il valore della persona umana che dobbiamo ritrovare. Grazie a quello che abbiamo letto su quel ponte, ora è tutto più chiaro, no? Sì, siamo pronti ad accogliere lo straniero. Sì, siamo pronti, non si sa che dico. Io vorrei dedicare il mio tempo a valutare meglio le cose. Ah, hai ragione, papà, basta con questa storia della diversità. Vedo che le cose stanno cambiando. Questo è un segnale positivo per il nostro futuro. Adesso io posso veramente salutarvi e andare via. Capaci di capire. Va bene, giovane. Ognuno coltiva il suo
cielo stretto, senza più pensare a chi è vicino. Siamo come delle isole, facciamo fatica a metterci insieme. Facciamo fatica a fare un passo indietro, in modo che l'altro possa andare avanti. Ma l'arrivo di oggi ci ha fatto pensare a diverse cose. Mi manca quella ragazza. Senza di lei, senza la sua rabbia. E ci sarebbe addormentato e non sarebbe cambiato nulla. E allora, che si restauri quel bell'ordine di cose che lui è venuto a stabilire. E per noi è giunto il tempo di camminare verso l'umanità. Cerca qualcuno? Qualcuno. E chi? Non lo so esattamente. E si è persa? No. E di queste parti? Un giorno lontano sono passata di qui. E da dove viene? Non da lontano. Ma tu stai andando via? Sì, sto partendo. E dove vai? Ma non lo so. Sto seguendo un fiume. Un fiume? Sì, un fiume nuovo. Anch'io da giovane ho seguito qualcosa. Ma lei come si chiama? Maria. Anche io mi chiamo Maria. Allora forse seguirai la mia stessa strada, chissà. Ma non lo so perché la mia strada sarà molto dura. Anche la mia è stata dura. E comunque io devo andare. Ma è lei la persona che deve arrivare? Non lo so. E comunque se è lei, faccia presto che la stanno aspettando. Va bene. Allora io vado, la saluto. Allora buona fortuna. Grazie. Mio caro prossimo. Ho sempre risposto alle esigenze dei posti dove andavo. E noi, donne adoratrici, ci siamo impegnate e sempre ci impegneremo per essere parti vive di questa Chiesa, per promuovere quel bell'ordine di cose che Cristo è venuto a stabilire col suo sangue. Ed è da qui che bisogna riformare il mondo. A quanto vede, non è cambiato poi molto dalla vostra partenza. Già, faceva caldo. Roma, 20 agosto. 1866, da quel giorno. Dal giorno del mio transito. Da quel giorno vi ho vista sospesa su quel ponte, a guardare quel fiume di figlie che da voi sono nate e che come canali vanno verso l'opera di Dio e si spargono per tutto il mondo. Facciamo quello che possiamo fare. Per la gente. La gente ha bisogno di tutto, ha bisogno di ogni necessità. Ma soprattutto ha bisogno di parlare la gente. Le persone hanno bisogno di mettersi sedute a raccontare. Hanno tutto eppure si sentono sole. In Italia, Europa, Africa, Asia, America, tutta un'umanità che ha bisogno di ricevere il nostro ascolto. E noi, come il buon samaritano, possiamo stare con loro. Aiutare, stare vicino a tutte quelle persone che si trovano in difficoltà, sia qui che in tutte le missioni del mondo. Diventi strada, non basta che una persona lo attraversi o lo apra. Le tracce dei suoi passi potrebbero andare cancellate se altre persone non cogliessero i segni, non tracciassero le sue orme, rendendo più agevole con il loro passaggio un cammino appena tracciato.
magia.